Dottor Riccardo Rigito, direttore generale del Dipartimento Pesca del MIPAF. È una partecipazione importante quest'anno dell'Italia con le sue più di 50 aziende selezionate appunto dal MIPAF, i territori, le loro produzioni per rappresentare al meglio appunto la produzione di eccellenza del campo della pesca. Io credo che la nostra presenza qui al sito di Bruxelles, una delle fiere più importanti al mondo per il prodotto ittico, sia un momento veramente importante, veramente fondamentale, perché permette alle nostre aziende di avere una vetrina che praticamente le mette in contatto con tutto il mondo, mette in contatto con tutto il mondo quello che è il prodotto italiano, la sapienza italiana, la produzione anche del territorio e comunque dei mestieri che noi in Italia sappiamo fare e che sono legati al mondo della pesca e della produzione. Quindi questo sia un momento, un appuntamento che c'è tutti gli anni, che è molto importante per le nostre aziende e per le regioni che poi giudicano insieme al Ministero anche la selezione, la selezione e la vetrina delle nostre imprese. La qualità e l'innovazione le leve importanti per far uscire la pesca anche da questo periodo di pass. La pesca insomma vive un periodo di crisi, diciamo la verità, soprattutto la pesca mediterranea. Ecco, la ricetta della blue economy del distretto potrebbe essere appunto importante a tal fine. Io direi innanzitutto che la blue economy è la parola chiave per il futuro, quindi utilizzare l'economia blu, l'economia del mare a tutto tondo, integrando tutti i settori per dare un valore aggiunto ai lavori del mare e alle produzioni del mare. Per quanto riguarda in particolare la pesca, credo che ormai c'è un cambio di mentalità in atto, i pescatori l'hanno capito, rendersi in realtà più imprenditoriali, più redditive, con un'ottica diversa, un'ottica di impresa e l'ottica anche di poter capire cosa vuole il mercato per dare al mercato quello che vuole, nel rispetto ovviamente della sostenibilità che permette in questo modo di dare redditività alle imprese. Roberto Pitotto, rappresentante della ditta Alta Marea di Agrigento qui all'Expo Seafood di Bruxelles insieme al distretto produttivo della pesca di Mazzarotta. Quanto è importante la partecipazione a una fiera che rappresenta un po' l'eccellenza globale, no? In termini devo dire che è molto importante soprattutto per la nostra azienda, la piccola industria che sta cercando di portare in giro per l'Europa quello che è il binomio eccellenza Sicilia, Italia, anche all'estero. È chiaro che diventa ancora più importante quando tutto viene strutturato bene, quindi il distretto della pesca ci ha permesso di avere una visibilità notevole, ma non solo da un punto di vista fieristico, ci sta consentendo di farci notare anche sotto tanti altri aspetti. C'è da considerare che grazie al distretto pesca noi abbiamo, siamo arrivati facilmente a una certificazione importante che è l'IFS, la BSC. Dobbiamo dire che solo ed esclusivamente con un lavoro di squadra fatto dal capitanato, da Giovanni Tugliolo, dottor Tugliolo, amico, nonché vicino alla causa di Alta Marea e non solo, ma tutte quelle che sono le tematiche dei problemi delle piccole industrie siciliane. Questo ci ha permesso di approcciare a un modo di fare business di qualità, quindi in maniera molto più semplice, ma nello stesso tempo cercando di distinguerci per tutto quello che sta succedendo nel mondo. Noi stiamo cercando semplicemente di accompagnare quello che Distretto Pesca ci fornisce. Non è uno spot per Distretto Pesca, ma è un pensiero sincero. Qui vedete i nostri prodotti con un nuovo packaging dove viene evidenziato la Sicilia in tricolore, il tonno affumicato pinne gialle che ha un colore naturale, vero, quindi non è trattato, anzi troverete la prossima volta un bollino dove noi diciamo noi non trattiamo il tonno, quindi non utilizziamo prodotti chimici per mantenere il colore. Poi c'è il salmone che viene lavorato da fresco e il pesce spada. Diciamo che il nostro core business è tutto qui. La cernia rappresenta il nostro fiore all'occhiello, anche se non c'è una cultura in Italia, ma pian pianino con i nostri eventi cibo cultura stiamo cercando di farle conoscere. Grazie Roberto Pitotto all'Expo Seafood di Bruxelles.